completato con due vittorie esterne, un successo casalingo, il 22esimo di turno di campionato, uno spezzatino caratterizzato da tre partite andate in scena lunedì, quasi un unicum. Su tutto spicca la clamorosa topica arbitrale che ha penalizzato il Milan, sconfitto a San Siro dallo Spezia per 2-1. Al 92esimo, con le due squadre sull'1-1, l'arbitro Serra annulla un bel gol di Messias, ignorando del tutto la regola del vantaggio. Il direttore di gara di Torino decide di fermare il gioco fischiando un calcio di punizione in favore dei rossoneri. Nell'immediato sviluppo dell'azione la palla finisce al brasiliano ex Crotone, che segna un bel sinistro a giro. Una topica clamorosa che conferma una cosa: con la VAR gli arbitri sono diventati ancora più scarsi. La stessa AIA, Associazione Italiana Arbitri, chiede scusa al Milan per l'errore da dilettante di Serra, che ora rischia un lungo stop. Purtroppo si tratta dell'ennesimo errore arbitrale, visto che da inizio stagione a oggi. E così il Diavolo, che alla vigilia del match sognava il sorpasso in vetta ai danni dei cugini interisti, non solo si ritrova più lontano dal primo posto, ma vede anche avvicinarsi le inseguitrici. Il colpaccio dello Spezia matura al 96esimo. In precedenza Leao aveva portato in vantaggio i padroni di casa nel recupero del primo tempo con il rigore sbagliato da Hernandez e tante occasioni di rete fallite. Il Napoli passa 2-0 a Bologna, la Fiorentina gioca a tennis con il derelitto Genoa.